Ok. Buon pomeriggio a tutti. Siamo qui riuniti per una tavola rotonda virtuale per parlare di diritto alla fiaba e promozione della lettura delle fiabe nell'ambito del nono Festival di Illustramente, che è il Festival dell'Illustrazione e della Letteratura per l'Infanzia. Quest'anno il festival si intitola I sentieri della fiaba. Ascoltare voci, leggere storie. Tra l'altro, oggi si celebra la giornata universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è arrivata alla Eccoci, ciao. 67ª edizione. Da quel lontano 20 novembre 1954, in cui all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata sottoscritta la dichiarazione dei diritti del bambino, e di tante frasi che possono descrivere questo evento, mi piace citare Antoine Saint-Exupéry, che diceva: "Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi se ne ricordano". Invece il diritto del bambino alla fiaba per un suo armonico sviluppo è un argomento molto importante, è stato già ampiamente trattato nelle giornate precedenti di questo convegno. E in questa tavola rotonda intendiamo anzitutto presentarci come gruppo di servizio per la letteratura giovanile, un'associazione che è al servizio dei giovani da ben 45 anni. Partecipa a questa riunione la presidente del gruppo, che è la dottoressa Claudia Camicia, e alcuni tra i rappresentanti più prestigiosi dei componenti del gruppo stesso. Manca il presidente storico, il dottor Domenico Volpi, i cui 96 anni, peraltro portati benissimo, giustificano la sua assenza, come lui stesso ha detto di recente: "Mi scuserete, ma comincio ad invecchiare", e noi diciamo auguri, magari arrivare alla sua età con tutto il suo spirito e ancora la sua capacità di fare e di scrivere. Vorrei per prima cosa dare la parola alla dottoressa Camicia, che ci illustrerà la storia del gruppo attraverso le sue molteplici attività. Anna Maria. Allora, sì, adesso dovrei condividere ecco, le slide Anna Maria, con Claudio. scusa, Sì, scusa. proviamo a capire se la dottoressa Claudia Camicia è in condizione di parlare o interagire in qualche modo, perché abbiamo dei problemi tecnici per cui la dottoressa Certo, Claudia Camicia non adesso è riuscita a connettersi. provo a Proviamoci. sentirla. Claudia, ci sei? Ecco, allora io comincio a far scorrere le slide dalla prima, se tu vuoi cominciare a parlarci di questo. Vai. Benissimo. Allora, saluto tutti, mi scuso per il disguido tecnico e ringrazio per questo spazio che ci ha affidato la presidente di Illustramente Rossana Maranto, che ogni anno ci coinvolge e ci fa partecipare a questo interessante festival. Ringrazio anche Anna Maria De Maio, che si è prodigata per realizzare vari appuntamenti, tra cui questo, che sicuramente avrà stimolato e stimolerà ulteriori riflessioni sull'argomento della fiaba e sul diritto alla fiaba. Io rappresento il gruppo di servizio per la letteratura giovanile, che è un'associazione di promozione sociale che da 45 anni si dedica alla maggior conoscenza della letteratura giovanile, per divulgare la letteratura dai 0 a 16 anni in ogni contesto, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle case, negli ospedali e così via. Quindi ho riportato una selezione di locandine degli eventi che in questi 45 anni abbiamo prodotto e realizzato. È stata una selezione difficile perché abbiamo realizzato molto e quindi sono particolarmente soddisfatta di questi risultati, ma quello che mi preme sottolineare e mettere in risalto in questa selezione è il motivo dominante di queste iniziative, ed è quello di offrire un servizio ai genitori, agli educatori, ai professionisti, per avvicinare i giovanissimi e i giovani al libro,
alla lettura ricreativa e formativa, agli autori che possono lasciare una traccia nell'animo dei lettori in erba. Moltissime sono state le sinergie con enti, istituzioni, con regioni in Italia, con nazioni straniere, e il nostro fiore all'occhiello è la rivista Pagine Giovani, che nel nuovo formato e a colori sta ricevendo meritati consensi. Quello che mi preme anche richiamare è che l'associazione ha moltissimi soci che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, che a titolo personale o di gruppo o con altre piccole sedi si dedicano e danno vita a tante iniziative, tanti eventi veramente meritori, tra cui abbiamo qui appunto Cosimo Regia, e abbiamo Maria Pia La Torre, abbiamo qui Maddalena Staccavalementa, che sono degli esempi dallo spada di persone che si sono dedicate e continuano a dedicarsi con un volontariato culturale molto dinamico per cercare sempre di portare avanti questa nostra passione e questi nostri obiettivi. Io ringrazio tutti e mi metto in ascolto, e sono sicura che questo momento di riflessione sarà molto proficuo per tutti. Grazie. Grazie Claudia. Io volevo fare una rapida carrellata su tutte le attività appunto del gruppo di servizio, che come potete vedere sono svariate, dipendono anche da una serie di convegni che sono stati realizzati, e soprattutto c'è una sinergia proprio con Illustramente. Noi infatti abbiamo partecipato sia anche alla settima edizione, di cui purtroppo non sono riuscita a ritrovare la locandina, ma all'ottava e a questa ultima edizione sui sentieri della fiaba, in una sinergia che appunto porta avanti questo discorso sulla fiaba e i sentieri della fiaba, nella speranza di poterlo sviluppare in tutta la regione Sicilia, coinvolgendo anche e partecipando a quello che, come l'altro giorno ci ha spiegato la professoressa Laura Marchetti, si sta già realizzando in Puglia con le strade della fiaba in Puglia, per creare un ideale collegamento che speriamo possa coinvolgere anche la regione Calabria, e quindi fare un fil rouge dei sentieri della fiaba in tutta l'Italia meridionale. Io adesso volevo brevemente soffermarmi sulla rivista Pagine Giovani, che, come già ha detto Claudia, è un fiore all'occhiello del gruppo di servizio. La rivista Pagine Giovani, ecco, è una rivista quadrimestrale del gruppo di servizio per la letteratura giovanile, che nasce nel 1977 con il numero zero, subito dopo la costituzione del gruppo di servizio per la letteratura giovanile, che era avvenuta nel dicembre del 1976. All'inizio è un formato molto ridotto, si tratta solo di 4 pagine, ma le motivazioni sono forti e restano invariate nel tempo, cioè fondamentalmente fornire una presenza attiva che si concretizzi anche nell'incontro con scolaresche ed insegnanti, con attività aventi per oggetto fondamentalmente il libro. E dopo qualche tempo Pagine Giovani cambia formato. Questo voi vedete è il formato della nuova serie che comincia nel 1990, dove ancora non sono presenti illustrazioni, e però c'è già un sommario abbastanza corposo. La rivista comprende un 48-50 pagine. In particolare in questo numero è interessante perché c'è l'ultimo articolo del primo presidente della rivista, e lo scrittore e giornalista Ruggero Canteville, che appunto saluta i lettori, perché poi c'è il passaggio e la consegna del testimone a Domenico Volpi. E la cosa molto interessante è per Anna Maria. Ecco, stavo intervenendo anch'io. Anna Maria, dovresti provare a ricondividere lo schermo perché non si vedono le immagini. Ah, devi cliccare due volte, Anna Maria, ascolta. Sì. Una volta che fai condividi, clicca
al centro del video, quando ti viene condividi, riclicca di nuovo. Ah, due volte. Prima devi Adesso? cliccare sulla barra sotto. Sì. Quando ti appare centrale, clicca di nuovo lì. Due volte. Adesso si vede? Non ancora. Allora rimetti tutto giù. Nuova condivisione. Sì, e poi devi scegliere se condividere una singola finestra oppure tutto lo schermo. Io ti Allora, consiglio di condividere tutto clicca lo nuovamente su condividi schermo. Adesso? No. Perché? Riprendi la condivisione, vediamo un po'. Adesso? No, Anna Maria, bisogna fare due operazioni. Quindi vai, chiudi tutto il documento, cioè tienilo sotto, tienilo sotto. Poi adesso devi cliccare, diciamo siamo all'inizio dell'operazione di condivisione. Clicca prima sotto, poi ti si apre una finestra, vero? Sì. E lì devi cliccare di nuovo. Su condividi? Sì. Adesso? Vabbè, No, manca qualcosa. ve le faccio vedere, ve lo faccio vedere sullo schermo, tanto ce le ho tutte qua. Scusatemi, allora intanto c'è anche una certa, come dire, naturalezza in tutto ciò, beh, ci sta bene. E se Anna Maria, scusami, cliccando su condividi schermo, al Io ho centro dove c'è nuova la freccetta condivisione. verde che va verso Nuova con sì. l'audio. La freccetta. Sì. Ok, devi scegliere cosa condividere, se una finestra. Pagine giovani. C'ho la Non. Ok, finestra di pagine giovani. prova. È Ok, compare. siccome Ecco, non andiamo a no. buon fine in questo modo, vai avanti, diciamo, alla nostra maniera, a quella maniera più semplice, diretta e immediata. E vabbè, allora niente, Anna allora Maria, a chiudo questo questa cosa. Ecco, punto interrompi la condivisione, è meglio andare. come faccio a Sì, comunque devi interromperla? interrompere Ah, la condivisione. interrompi condivisione. Ok, Ok, ecco puoi qua. riprovarci Allora, l'ultima volta. con i vecchi sistemi, Ok, con i perfetto. vecchi sistemi. Ti vede meglio. Allora, questo è il numero del 1990, vi dicevo, con un suo sommario che porta a un totale di 40. 50 pagine la rivista, non ci sono però nessun tipo di illustrazione o di disegno. L'unica cosa che mi è sembrata molto interessante, siccome c'è la scheda delle recensioni di libri per ragazzi, la rivista è del 1990, c'è una recensione di un libro di Grazia Nidasio, Parliamo di ambiente. Già nel 1990, dove dice un libro di ecologia, anzi di educazione ambientale. Se ne ricava l'impressione che i problemi sono gravi, già ne figuriamoci adesso, per dire l'attualità della rivista. Successivamente compare un altro formato, è un formato più grande, cominciano a comparire delle illustrazioni, sia pure tutto in bianco e nero. Nero, aumenta anche il numero delle pagine e aumentano, diciamo, gli articoli e in particolare si inserisce una sorta di inserto centrale dedicato a qualche autore o qualche argomento particolare, fino ad arrivare nell'occasione del 40 anni della rivista al formato attuale, dove finalmente compaiono i colori, compaiono le illustrazioni, le foto, eccetera. E adesso questo è il formato che è in corso d'opera. Io mi dispiace che la parte tecnica ha fatto un po' cilecca, ma insomma spero di essere stata abbastanza chiara. E quindi a questo punto passo la parola invece al professor Italo Spada, che è direttore responsabile della rivista Pagine Giovani, che
ma anche un critico cinematografico, vicepresidente del Comitato Cinematografia Ragazzi, e che ci parlerà di fiaba e cinema. A te, Italo. Io parlo senza muovere niente, perché se premo qualche tasto salta tutto, quindi tranquilli. Ma che succede? Vorrei iniziare questo mio intervento, così come sono solito fare, in genere con delle precisazioni sui termini, perché si rischia sempre, se non si è sicuri di parlare di cose ben precise, di entrare nel vago oppure di dire delle cose scombinate. Ecco, il titolo del mio intervento è Fiaba e cinema. Allora bisogna precisare che cosa intendiamo per fiaba e che cosa intendiamo per cinema. Perché se per fiaba, così come solitamente si intende, è la narrazione con un intento formativo che ha come protagonisti personaggi di fantasia, non so, le fate, gli orchi, eccetera, allora che viene originata, diciamo, da una tradizione popolare, si tramanda di padre in figlio, di nonno in nepote, e per cinema intendiamo una narrazione con immagini in movimento, allora scopriamo che tra i due termini c'è qualcosa in comune. E la cosa in comune è l'illusione, l'inganno. Ecco, la parola inganno è quella che mi piace molto di più, per un motivo molto semplice, perché lo traggo da una poesia, che è una poesia di Montale, che poi Italo Calvino invece vede come una poesia filmica, dove parla, poesia ha per titolo Forse un mattino, dove parla, dice che di questo svelarsi improvviso un mattino di campi, luoghi, e soprattutto alla fine dice per l'inganno consueto. Ecco, la bellezza è questa consuetudine dell'inganno. Che vuol dire? Vuol dire in sostanza che c'è qualcosa che noi conosciamo come inganno, sia nella fiaba che nel cinema, ma già abbiamo fatto la consuetudine, per cui non ci fa più impressione. Ecco, se è questa la cosa che ritiene tutte e due, allora dobbiamo precisare alcune cose. Dobbiamo precisare, per esempio, la nascita del cinema. Non è vero, come si dice, che il cinema è nato nel 1895 con i fratelli Lumière, con la registrazione della Uscita delle Officine, il piccolo filmato che tutti quanti conosciamo e possiamo vedere. No, il cinema è nato in Danimarca. Ed è nato molti anni prima, nel 1834. E l'autore, il padre del cinema, è Hans Christian Andersen. E qual è? La prima spettatrice, ma anche la prima regista, è una bambina, la piccola fiammiferaia. La piccola fiammiferaia è la povera bambina prima spettatrice che cade nello stesso inganno nel quale cadranno i primi spettatori del cinema a Parigi. Immagina come se la cosa fosse vera. Accende i fiammiferi, si aprono, oggi diremo, dei piccoli filmati, e lei è convinta di entrare. Esattamente come hanno fatto i primi spettatori che, quando hanno visto il treno dalla città, si sono alzati e sono scappati via dal luogo in cui vedevano proiettate queste immagini. E che cosa vede la piccola fiammiferaia? Vede tre cortometraggi. Ricordiamolo. Uno, una stufa calda. E bimba, c'è freddo, si vuole riscaldare. Due, una tavola imbandita, dove c'è un'oca e lei vuole mangiare, ha fame. Terzo cortometraggio, l'albero di Natale con tanti giocattoli. Bene, se ci pensiamo bene, sono tre sensazioni che e illusioni di calore, di movimento, di divertimento. E sono le stesse sensazioni che caratterizzano anche il cinema. Il cinema dà calore, un calore psicologico, se vogliamo, più culturale che altro. Però è qualcosa
che ci porta all'interno di una casa, che poi questa casa sia il posto dove i nonni raccontano, ossia il luogo, la sala dove noi ci vediamo, è secondario. Nutre il cinema, è un nutrimento culturale, se vogliamo. Insegna a chi narra, insegna a chi vede il film ed ha uno scopo ben preciso, morale. Che sia la fiaba, che sia il cinema, qual è la morale, si diceva ogni volta che uno vedeva un film. E poi un divertimento, perché è inteso come una specie di premio. Ricorda molto la promessa che fa la regina Shahrazad a colui il quale la sposa la vuole ammazzare, così come ha fatto con tante altre donne. Furba, la regina delle Mille e una Notte, racconta un episodio, una fiaba, ma non dice la finale. Vuole vivere e allora dice praticamente il resto domani. Ecco, guardate quante cose belle ci sono in questo. Quante volte è stato detto a noi bambini: se fai il bravo, domani. Adesso a nanna, a letto. Ed è una specie di evasione di quella che è la routine contemporanea o odierna, quello che vuoi. È un'evasione. Una conferma l'abbiamo in un manifesto dei fratelli Paté, che si trova a Parigi, l'ho visto, mi ricordo, a Parigi, molto bello, in cui c'è scritto: ci sono vecchi e bambini, persone anziani e persone meno e ragazzini. E c'è messo tutti quanti ci portano, in francese, portano i loro figli al cinema. Cioè praticamente tutti vanno lì a vivere una situazione di calore, una situazione di nutrimento. Allora, insomma, il risultato è che prima ancora che il cinema si interessasse della fiaba, è la fiaba che si interessa del cinema. Cioè la fiaba entra nel cinema, comunque poco importa. È importante sapere che da quel giorno fiaba e cinema, come se fosse stato l'amore a prima vista, non smetteranno di incontrarsi e magari di litigare, perché l'amore non è bello se non è litigarello. E il motivo non sarà tanto il contenuto, perché le caratteristiche comuni ce le avranno sempre: la realizzazione dell'irrealizzabile, la visibilità dell'invisibile, è sempre lì. Ma la forma, chi deve interpretare? Attori in carne e ossa oppure i cartoni animati? È una questione di secondaria importanza, perché la fiaba si muove su binari fantastici. E fa parlare gli animali, fa volare le case, antropomorfizza, riporta la normalità ai piracoli, stravolge la realtà. Insomma, la fiaba mente sapendo di mentire. Il cinema è finzione. Ciò che non esiste lo crea, inventa, filma e deposita tutto sullo schermo. E qui abbiamo due viaggi sulla stessa strada: dalla realtà alla fiaba, è il viaggio di Alice, che va all'interno dello schermo, oppure dalla finzione cinematografica alla realtà. E qui ci viene incontro un film bellissimo, è quello in cui Tom Baxter, nella casa purpurea, nella rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, esce fuori dallo schermo perché vede che c'è una spettatrice che tutti i giorni va a vederlo e blocca tutto. In ambedue i casi comunque c'è un tacito assenso dei beneficiari, piccoli o grandi che siano, ascolto o visione che sia. E qual è? Quella di accettare le regole. Le regole di un film che finge di essere reale e di un cartone che si anima. Notate l'ossimoro, un cartone che si anima. Da qui anche la geniale idea che ha avuto Zemeckis, quando a un certo punto fa un film in cui attori in carne e ossa e cartoni animati recitano insieme, che ha incastrato Roger Rabbit. Bene, tra cortometraggi, lungometraggi, si contano almeno un centinaio di film da elencare in questo rapporto. Ma non sono soltanto fiabe classiche,
come quelli dei fratelli Grimm, di Andersen, la tradizione popolare, ma anche leggende popolari. L'Emilia e una notte l'abbiamo accennato, ma l'Occunto dei Conti, per esempio, il P3, la tradizione popolare russa, o se volete anche quella cinese, africana. Ma la parte dei leoni la fanno i cartoni animati. E nei cartoni animati la parte dei leoni per un periodo di tempo abbastanza lungo nel cinema la fa Walt Disney, che realizza filmati su Cappuccetto Rosso, I Musicanti di Brema, Biancaneve e Sette Nani, eccetera. Poi, con l'avvento degli effetti speciali, ci sono nuove possibilità espressive, anche di cinema non animato. Pensate ai trucchi in E.T. di Spielberg del nostro Rambaldi. Pensate come di anno in anno poi si trasforma tutto fino a quando arriva la TV, che cambia la voce narrante. Non sono più i genitori a narrare. È questa televisione che intrattiene i bambini e si arriva alla fiaba televisiva. E il grande schermo diventa il piccolo schermo, il libro diventa audiolibro, la produzione si adegua e da produzione filmica diventa produzione audiovisiva. Altre tappe, la visione stereotoscopica del tridimensionale, i giochi elettronici, questo entrare dentro. Le conseguenze positive e negative, lasciamole a psicologi ed altri, perché poi il mercato del non video si abbatte e abbatte le barriere culturali e le barriere linguistiche che volete voi. Ma ci sono anche poi delle infedeltà, delle contaminazioni all'interno delle fiabe. Pensate che si comincia a parlare di fiabe in cui praticamente viene messo in risalto anche che eroico demenziale, il thriller, dark fantasy e così via di seguito. In tal senso arriva un film che secondo me è un film che divide un po' la storia ed è il caso Shrek. Pensate che adesso siamo arrivati quasi alla quinta, al quinto film di Shrek, che non solo vince un Oscar nel 2002, ma è anche inserito nella lista dei migliori film della storia del cinema. Ma perché? Che cosa ha questo film? Questo film ribalta tutto, mette insieme molte fiabe, fa in modo che l'orco protagonista non mangi i bambini, anzi protegge gli oppressi, pensate a Ciuchino il mulo parlante, lotta contro il male, si innamora, vince. L'originalità sta proprio in questa confluenza di termini. Ecco, tecnicamente poi si è entrati in una fase diversa in cui si fa vivere i bambini all'interno della fiaba. E questa non è una novità. C'è un film, c'è una fiaba che poche persone conoscono, un film che nessuno ha mai visto. Qual è? È un film, per capirlo bisogna entrare nella tradizione siciliana. La Sicilia di Lamara. Chi è Lamara? Lamara è una maciara, una strega, è una donna qualsiasi che improvvisamente per un incontro strano diventa portatrice di male, manda delle maledizioni, o gastime viene chiamato, e si avverano. Bene, la fiaba narra di una donna di nome Sara che è incinta di un bambino, camminando per le strade del paese, incontra dei bambini che stanno torturando un serpente. Salva questo serpente dalla sevizie, manda via i bambini e durante la notte sogna una bella donna, la quale gli dice: cara Sara, io ti voglio ringraziare. Ma chi siete? Io sono una mara che è diventata serpente, perché da morti le mare diventano serpenti. E ti voglio ringraziare perché mi hai salvato, perché se non c'eri tu io sarei rimasta in questa situazione sempre strana, tra la vita e la morte. Come posso ringraziarti? Bella signora, io aspetto un bambino. Datevi salute per questo bambino. Salute chiedi e salute avrai. Sara gioca tre numeri all'otto. Non escono fuori il primo giorno, la prima settimana, nemmeno la seconda
la terza settimana, in coincidenza con la nascita del bambino, che si chiamerà Salvatore, terno secco. E con i soldi che vince, compra una casa che poi darà al bambino. Questa fiaba la conoscono pochissimi. Saremo 3, 4, 5 persone massimo. Il film non l'ha visto nessuno, solo io. Mara era mia nonna paterna, Salvatore mio padre. Non c'era una volta, c'è ancora. Grazie. E grazie Italo, è stato veramente bellissimo il tuo intervento. E adesso tocca a Maddalena, la professoressa Maddalena Caccavale Menza, che è un'insegnante, ma è anche una giornalista, è una scrittrice, ha scritto vari libri e in particolare ha scritto Fiab e Cartoons, e ci parlerà proprio di questo tema. A te Maddalena. Bene, mi sentite? Sì, sì, ma oh, no. Sì, ok. Allora, dopo questo meraviglioso racconto del professor Italo Spada, che ringrazio perché la mia creatura, appunto Parole e Cartoons, lo faccio vedere, se ha visto la luce, e anche grazie a lui che mi ha incoraggiato in questo senso, perché è tra l'altro ha trovato il titolo, oltre a scrivere la prefazione. Volevo però intanto ringraziare la professoressa Anna Maria De Maio per avermi inserito in questo consesso così prestigioso, e la dottoressa Rosanna Maranto, perché sono veramente onorata di partecipare a questo convegno così importante, e su un tema in cui mi si invita a nozze, perché il rapporto tra fiaba e cartone animato è proprio l'argomento, come giustamente diceva la professoressa Anna Maria De Maio, di questo mio libro che è uscito qualche anno fa ed è stato ristampato nel 2019. E allora, intanto il progetto del libro è nato dal mio interesse verso la fiaba, e siccome tutte le cose importanti, come ha già sottolineato il professor Spada, nascono nell'infanzia, e io ho ricordato le bellissime fiabe della tradizione orale che mi raccontava mamma napoletana, e quindi devo tutta la mia splendida famiglia napoletana, ed erano delle fiabe terribili, perché raccontavano di maestre molto molto cattive che convincevano i loro alunni a, perché innamorate del loro papà, incominciavano questi alunni a uccidere la mamma, insomma, con il coperchio della cassapanca sulla testa, quindi cose veramente truculente, però che poi ho ritrovato nelle fiabe di Gian Battista Basile, dello Punto degli Punti, che tra l'altro avevano anche le mie zie, le nonne, e mio papà me ne parlava molto. E dicevo che questo incantamento che suscitavano in me queste fiabe era molto forte, si imprimeva nella mia mente, per cui anche da grande, da adulta, ho ritrovato nella fiaba non un qualcosa di superfluo, anzi Gianni Rodari in realtà diceva, ma ironicamente, che la fiaba è la cosa più inutile che ci sia, perché sembrerebbe molto superflua, ma in realtà è proprio il contrario, perché la fiaba ha il suo fascino, non perché ci trasporta in mondi lontani, che sono diversi da noi, ma il suo fascino risiede proprio nel fatto che è connaturata alla nostra interiorità, per cui il bambino che si sente solo, si sente appunto lo scioccherello della situazione della fiaba classica, quello che nessuno lo considera, quello che sta proprio in disparte e non serve a niente, ma poi nella fiaba trova la giusta rassicurazione che alla fine il cattivo verrà punito e il buono premiato, e lui sarà il trionfatore, sarà il re. Per cui nella il meccanismo della fiaba classica, che poi fa sì che alcuni educatori, soprattutto in America, che sono sempre esagerati in tutti i sensi, vogliano espungere dalla fiaba tutti gli elementi che secondo loro sono violenti, sono terrificanti, eccetera. Invece il bambino ha bisogno di provare paura, di provare di sapere che nel mondo c'è anche la cattiveria, c'è anche la malvagità, c'è anche
la mancanza di giustizia, ma alla fine la giustizia però sarà ripristinata. Poi, tra l'altro, una cosa molto importante è che si pensa normalmente che le fiabe siano state ideate proprio per i bambini. In realtà non è così. Cioè, la fiaba ha a che fare proprio con la narrazione, è stata una ricerca identitaria e tra l'altro ha a che fare proprio con l'individuo, con la famiglia, con la tribù. E per questo Jack Zipes, che è un importante studioso americano che ha studiato molto la fiaba e anche il suo potenziale eversivo in certo senso, perché contrasta l'omologazione della nostra società e in questo senso la globalizzazione ucciderebbe la fiaba, perché praticamente è tutto il contrario di quello che è la fiaba, cioè una ricerca, proprio una rappresentazione identitaria molto forte. E quindi però la forza, dicevo che la fiaba non passa mai di moda e conserva inalterato il suo fascino proprio perché ha il meccanismo dell'interiorità dell'individuo, tant'è vero che lo stesso Schiller, che appunto è stato un grande poeta ottocentesco, diceva che c'era più verità nelle fiabe che gli avevano raccontato da bambino che nelle verità apprese da grande, perché ricordiamo che alcuni personaggi molto importanti, da Platone a Rousseau a Brunner, invece criticavano la fiaba, perché dicevano che appunto era non solo tempo perso, ma anche deleteria. Mentre invece anche adesso, che quando i genitori sono preoccupati che i loro figli, non so, adesso non si raccontano più le fiabe, però appunto, come dicevo, sono rappresentate sia al cinema sia in televisione e hanno paura che questi figli perdano tempo. In realtà i figli in quel momento non stanno perdendo tempo, stanno sognando e non c'è niente di più bello appunto di sognare, quindi il sogno fa proprio parte della vita, soprattutto nel momento della formazione, ma poi per sempre, perché come si sa bene, se si toglie all'essere umano la simbologia e sogno e diciamo la progettazione, si toglie tutto, quindi e anche la voce, perché molto spesso i bambini vengono visti come elementi passivi, come consumatori netti, invece la fiaba che contrasta questo processo ed è fondamentale per questo motivo. Poi la cosa che appunto ha caratterizzato poi la seconda parte del mio, quindi nella prima parte ho analizzato la fiaba in tutte le sue sfaccettature, orale, cinematografica, e qui arriviamo al punto. Il secondo punto del mio libro, la seconda parte, è uno studio sul cinema d'animazione italiano. Intanto il cinema d'animazione che è molto disprezzato, perché si pensava sempre che il cartone animato, quindi un qualcosa per i bambini, fosse inferiore al cinema importante. E invece è al contrario il cinema puro, perché è flusso, è molto affine alla pittura, è molto astratto, tant'è vero che i primi cineasti erano anche spesso dei pittori, che quindi avevano questa attenzione all'arte plastica e il flusso era il vero cinema, mentre il cinema dal vero, servendosi di attori in carne e ossa, eccetera, eccetera, era un cinema un po' meno importante. E poi la cosa che mi ha attirato le critiche degli addetti ai lavori, perché tra le altre attività ho anche insegnato all'università a 15 anni, e quando ho detto che avrei studiato il cinema d'animazione italiano, mi hanno tutti guardato come se fossi pazza, perché dice: ma che c'è da studiare? Si sono meravigliati perché non c'era niente da studiare nel cinema d'animazione italiano, quando poi il vero cinema era quello americano, giapponese, eccetera, eccetera. E poi lo stesso mio figlio che mi vedeva in giro dicendo: mamma, tu studi solo cose di nicchia, e io sono stata fiera di fare cose di nicchia, perché invece ho scoperto dei tesori meravigliosi. Allora, a partire da Antongino Domeneghini, che dal 49, dopo in 7 anni, con l'aiuto di più di 100 collaboratori, ha ideato il primo film a colori della storia del cinema dei ragazzi, che è La Rosa di Baghdad, che poi è ispirata alla fiaba classica delle Mille e Una Notte, però non la fiaba, diciamo, di Aladino, che è fortunato perché si trova al momento giusto, al posto giusto, ma di Amin, che è un giovane povero, un musicista,
che grazie alla sua bontà, poi, nonostante tutte le difficoltà, travestimenti, cattiveria del mago Burke, dello sceicco, eccetera, eccetera, riuscirà a sposare Zeila, la bella Zeila. Ed è un film che vince il premio anche alla Mostra del Cinema di Venezia, un film del 49, meraviglioso, che è stato restaurato recentemente grazie all'interessamento della figlia Fiorella e del Centro Sperimentale Cinematografia. E ancora addirittura negli anni 90 i creatori di Aladdin, quindi cioè siamo molto, molto dopo nella storia dell'animazione, addirittura si ispirano ad alcune scene come la danza della Gazzaladra o altre scene buffonesche, pure i tre buffi personaggi che sono i ministri della giustizia, della propaganda, Tinko, Zonko e Zibidè, e si ispirano a queste scenette, a questi intermezzi per creare delle scene altrettanto, diciamo, simili di Aladdin. E tra l'altro Disney chiede alla figlia di diciamo il film, di comprare il film, poi per problemi tecnici non si mettono d'accordo, però comunque conserva una grande validità, anche se poi, come sempre avviene in Italia, questo è l'altro problema per cui il cinema d'animazione italiano, al di là del fatto che presenta doti d'artigianato e non ha certo il grande diciamo apparato di mercato che possono avere tutti gli altri, viene disprezzato, e cioè la nostra bassa autostima culturale e l'esterofilia. E questo si vede nel resto della storia, che è una storia appunto attraversata dalla fiaba, per cui io dicevo che il bambino che appunto assiste alla fiaba cinematografica, televisiva, fa un'esperienza veramente fondamentale, perché giustamente, come diceva anche lo stesso Rodari, non è la televisione o il cinema il problema, ma il rapporto del bambino con i genitori crea la. Diciamo proprio l'educazione, quindi non bisogna avere paura del sogno, magari stare vicino al bambino quando vede appunto la televisione, cioè non è una scusa per lasciare solo il bambino, e quindi questo è un elemento importante. E dicevo, perché basta autostima culturale? Perché successivamente ho diciamo, intervistato, ho studiato i film di un regista geniale, Bruno Bozzetto, che ha realizzato tre lungometraggi, Western Soda, Vip, mio fratello Superuomo e il capolavoro Allegro non troppo. Ecco, allora il primo l'ha dovuto produrre lui con l'aiuto del papà. E Allegro non troppo, che è stato il suo capolavoro, che tra l'altro è ispirato a fantasia disneyana, addirittura un film cult che viene visto in Giappone, in America, dappertutto. Addirittura ha avuto bisogno di una persona italiana che viveva in America, che diciamo che aveva i mezzi e anche le conoscenze per proporlo in America. Quando è stato accettato in America, allora in Italia si sono fatti, diciamo, avanti e l'hanno realizzato. Ed è un film veramente bello, che conserva la sua inalterata la sua modernità. Tra l'altro, è un film, diciamo, degli anni appunto 60, e presenta anche la critica graffiante alla società dei consumi, per esempio, soprattutto Vip, mio fratello Superuomo, dove c'è il missile telecomandato che appunto rende un po' tutti succubi di questa Happy Betty, che è la tremenda, diciamo, appunto commerciante che vuole tutti al suo cospetto. E quindi sono dei film molto validi, però, come diceva giustamente il suo amico Enzo Dalò, che è un altro grande esponente del cinema d'animazione italiano, se fosse nato in Francia, Bruno Bozzetto avrebbe realizzato 20 lungometraggi. Cioè, non amiamo noi stessi. Tra l'altro, anche la collocazione delle fasce orarie in cui appunto viene, diciamo, ammesso questo cinema d'animazione, sono molto infelici. E quindi questo, diciamo, lascia pure spazio anche a un'insoddisfazione, perché poi l'animazione italiana è molto diversa dall'animazione disneyana. Sono anche film che fanno pensare, infatti anche Dalò si chiedeva se forse i genitori preferiscano portare i loro figli a vedere delle tematiche che non abbiano spunti di riflessione, perché per esempio quei film che ho analizzato sono stati tratti o da fiabe classiche, come appunto dicevo La Rosa di Baghdad, oppure da storie come Pinocchio, storie molto importanti, l'emblema della nostra letteratura per l'infanzia, ma anche dei capolavori letterari come Momo di Michael Ende,
che diciamo, presenta degli spunti di riflessione molto importanti, che tra l'altro diciamo, questa società dei signori grigi insomma, assomiglia tristemente alla nostra, cioè questi che ci succhiano il tempo e quindi non ci fanno vivere la nostra vita come si deve. E quindi diciamo, anche l'orgoglio anche della nostra identità è molto importante perché, come giustamente diceva appunto questo studioso americano, Jack Zipes, la disneyficazione ha fatto sì che ci sia stata quasi una, diciamo, una contaminazione dell'immaginazione, perché per esempio Pinocchio proposto da Disney, che viveva in America, non sapeva niente della storia italiana, è visto un po' come un tirolesino col papà orologiaio, è molto diverso dalla nostra storia e ha perso del tutto la carica anarchica che lo caratterizza. E poi volevo parlare anche di un personaggio che in un altro paese avrebbe avuto un grande non solo elogio, sarebbe stato proprio incensato, considerato geniale, cioè Stelio Passacantando, perché ha lavorato con i più grandi appunto personaggi del cinema d'animazione come George Dunning, Norman McLaren, era un pittore di una genialità enorme e ha realizzato due film d'animazione, Lo specchio di Alice, ispirato appunto alla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, e John Burrasca, appunto, che si ispirava a Vamba, in un modo molto, molto particolare. E però è stato emarginato, avendo un carattere puro, poco incline ai compromessi, eccetera, eccetera, è stato così emarginato che non se ne trova traccia. Ed è veramente un peccato, perché questo personaggio è uno dei personaggi più un anarchico tra i bambini, ho chiamato io il capitolo per intenderci, cioè perché è veramente una personalità molto importante. E poi la storia continua con i film appunto di Enzo Dalò, che sono Momo, quelli che ho studiato approfonditamente, sono appunto Momo, La freccia azzurra, che è una storia del tutto italiana perché parla della Befana, e poi il grande successo del 96 che è La gabbianella e il gatto. Purtroppo questo grande successo, che diciamo di un film che anche questo ha avuto bisogno dell'imprimatur da parte del resto d'Europa perché venisse poi prodotto anche in Italia, che è stato anche realizzato grazie a dei collaboratori illustri come Paolo Cardoni, che ha disegnato tutte le disegni appunto uno per uno, e che poi è stato, per fortuna, è stato visto dai bambini non solo italiani ma anche stranieri. E poi ho concluso con il Pinocchio, perché praticamente negli anni Enzo Dalò voleva sempre realizzare Pinocchio, ma c'era sempre qualcosa che glielo impediva. E una volta c'era il Pinocchio, appunto il famoso Pinocchio di Roberto Benigni, un'altra volta poi non si era potuto diciamo realizzare questo Pinocchio, ma poi con le illustrazioni di Lorenzo Mattotti, in questo appunto si vede questo stretto connubio tra l'illustrazione e il cinema d'animazione, che è un cinema veramente innovativo, che dovrebbe avere più spazio insomma nella storia dei bambini, anche perché poi i bambini sono quelli più aperti al mondo del cinema e al mondo della fiaba, perché ritrovano nella fiaba quelle stesse connotazioni della loro vita che li rappresentano in tutti i sensi. Quindi concludo auspicando per il futuro che ci si accorga dei bambini, non solo nelle giornate, oggi per esempio è la giornata del diritto all'infanzia, eccetera, eccetera, ma soprattutto con un ascolto maggiore nel campo, perché lo verifico anch'io sia a scuola sia in altre situazioni, che se per esempio io faccio anche un coro con i bambini, ci sono delle occasioni in cui la comunità si riunisce e i bambini si sentono finalmente protagonisti, perché la cosa peggiore che si possa far loro è considerarli come consumatori inerti, come purtroppo sta avvenendo in molti casi. Grazie. Grazie. Grazie Maddalena di questo bellissimo excursus su i
quelli che sono purtroppo poco conosciuti artisti italiani dell'arte del lungometraggio animato, che meriterebbero veramente una maggiore visibilità. E speriamo che questa possa essere l'occasione per procedere in questo senso. Adesso interviene la professoressa Maria Pia La Torre, che è autrice anche di libri per bambini, e il suo intervento sulla fiaba popolare sarà soprattutto un approfondimento della fiaba meridionale e pugliese e sul bambino lettore fruitore nella società rurale, che è quella dove poi c'è ancora questa tradizione della fiaba raccontata, della fiaba orale, quella che una volta era la fiaba intorno al camino o nell'aia, dove si riunivano tutti, bambini ma anche adulti, ad ascoltare generalmente una vecchia nonna che raccontava le sue fiabe. A te, Maria Pia. Grazie, io saluto tutti, ringrazio la bellezza degli interventi che mi hanno preceduta, ringrazio Rosanna Maranto per l'onore di avermi voluta qui. E così, dal mio angolo di mondo, vorrei raccontare ecco, il mio rapporto con la fiaba, soprattutto considerando la mia professionalità, che è quella dell'insegnante. E dunque, come anticipava Anna Maria, ci troviamo di fronte ad un bambino nuovo, il bambino del terzo millennio, e ci troviamo anche di fronte ad un cambio sociale. Finora ci hanno parlato di società complessa, da Moren a Bauman, quindi dalla liquidità, e siamo in realtà ci troviamo in una fase che adesso ci stanno cominciando a dire, ci porta ad un'altra fase sociale, che è la società, io la vorrei considerare società dell'emergenza, cioè una società in cui non solo tutto è liquido, ma tutto può cambiare da un momento all'altro. E purtroppo credo che a creare questa nuova connotazione sia stata proprio l'emergenza sanitaria che da qualche anno ci troviamo a vivere e che ha in qualche maniera veramente scardinato molte delle sicurezze che ognuno di noi aveva e che ci stanno proiettando, lanciando in un futuro che appunto che va velocissimo. Se a questo aggiungiamo la velocità della tecnologia e dei cambiamenti tecnologici, ci troviamo in una realtà sociale estremamente delicata. La fiaba è una operazione artistica. Nel momento in cui Italo prima ci ha raccontato, è bastato pochissimo a creare la magia, perché appunto è qualcosa di magico. E la fiaba è stata lungamente studiata, se partiamo da tutto il lavoro di ricerca e consideriamo lo studio dei russi, no? Quindi le funzioni properiane, piuttosto che i tipi di Arne Thompson, e quindi tutti gli strumenti scientifici che sono stati forniti, che ci sono stati forniti, ci è stato detto che c'è stato un passaggio della fiaba, dalla tradizione orale al testo scritto. Ecco, ci sono autori che in qualche maniera hanno anche capovolto questa posizione. Per esempio il Bronzini, che è un antropologo, ci ha detto, e mi riferisco in questo caso proprio alla fiaba pugliese, che non sempre il percorso della fiaba è stato dalla narrazione orale alla scrittura, quindi al passaggio alla letterarietà, bensì abbiamo esempi di fiabe che nascono come letteratura e che poi magari hanno fatto il processo inverso, sono tornati all'oralità. Ora, considerare queste diverse teorie, così mi porta a immaginare la fiaba come un minerale stratificato. Cosa voglio dire con questo?
Se noi, ecco, io mi pongo sempre nei panni dell'insegnante che deve spiegare al bambino, che deve cercare di essere interprete. Ecco, la fiaba la vedo così, appunto, come un minerale stratificato. Tocca al ricercatore riuscire a leggerne gli strati. Se noi pensiamo che un geologo, dalle striature del minerale, riesce a risalire ad informazioni che riguardano la geologia del pianeta, ma non solo, che arrivano a darci informazioni circa l'universo, circa quelle che sono state poi le, diciamo, quelle che sono state le evoluzioni florofaunistiche del territorio. Lo stesso, io immagino questa fiaba come, e il suo percorso come scritto in queste sedimentazioni. Ecco, scendo più nello specifico. Allora, consideriamo una fiaba pugliese che, diciamo, vado proprio a definirne una nello specifico, la fiaba dei due pescatori. Ora, in questa fiaba ci sono elementi, come dire, che possiamo far risalire addirittura alla mitologia. E questa è cosa nota, quindi che dalla narrazione si arriva al mito greco, in questo caso il mito di Andromeda e Perseo. Ma è solo uno dei possibili percorsi, nel senso che non tutte le fiabe hanno avuto la stessa evoluzione. Mi viene un'altra immagine molto semplice, quella del passaporto. Allora, sul passaporto noi troviamo i timbri dei vari luoghi che la persona ha visitato. La fiaba ha un passaporto e quei timbri ci dicono che è stata a contatto con diverse altre culture. Quindi la fiaba pugliese, per esempio, ha avuto molti rapporti con la fiaba napoletana, con la fiaba toscana. Sono entrate in relazione, per cui in alcuni tipi fiabistici si ritrovano dei appunto dei tipi che sono comuni alla fiaba toscana piuttosto che a quella napoletana. Si è visto che all'interno dello stesso territorio pugliese ci sono delle sotto aree geografiche. Per esempio, la fiaba salentina è molto ricca, molto più ricca di quella di Terra di Bari piuttosto che della Daunia. Perché? Perché nella fiaba salentina c'è stata una cura, un'attenzione particolare a non disperdere il patrimonio fiabistico, ma anzi a valorizzarlo. E quindi, nel momento in cui la fiaba è nata come narrazione, ma ripeto, già dire fiaba nata come narrazione significa che comunque c'è un passato che va nella notte dei tempi. Perché la fiaba si è sviluppata come il linguaggio, con il linguaggio. Quindi, non, io, ecco, quello che al momento mi sento di dire, non possiamo dire da qui comincia la fiaba. No, si perde il passato, si perde perché comunque ha delle radici comuni. La fiaba ha camminato con l'uomo, con lo sviluppo dell'umanità, si è contestualizzata in base alle diverse espressioni sociali e culturali. E quindi noi leggendo le fiabe, ecco lo scambio, l'interscambio, non solo leggendo la fiaba possiamo riconoscere degli elementi di cultura, di società specifici, ma al contrario è la stessa fiaba che arricchisce, che ecco come diceva Italo all'inizio, la definizione classica di fiaba che è uno strumento formativo, è uno strumento formativo, ma con dei passaggi che ne modificano, che ne hanno modificato nel tempo la stessa natura. Nel momento in cui la fiaba orale è diventata prodotto letterario, c'è stata una precisa scelta culturale che è un'operazione, tra virgolette, politica. Perché quelle parole che sono state scelte per questa codifica scritta rispondono a delle esigenze precise.
dettate dalla società di quel tempo. Se la fiaba nasce come fiaba popolare, quindi parliamo di ceti poco abbienti, Anna Maria parlava, no, della nonna che intorno al fuoco racconta ai bambini. E ripeto, credo che questa sia solo un, ecco, come la roccia abbiamo diverse sedimentazioni, così abbiamo diverse fiabe, diversi percorsi fiabistici. E quindi, nel momento in cui questa fiaba è diventata letteratura, dobbiamo immaginare un salto proprio qualitativo, sociale, economico, dal popolare alla corte. Non a caso mi viene in mente nel Cinquecento, è stato già citato Basile, ma potremmo anche andare in Francia con Rabelais, il Gargantua e Pantagruel. Quella è un'operazione culturale con una precisa valenza politica. Nel Gargantua noi assistiamo ad un'operazione di rovesciamento dei valori, di antidogmatismo in quel caso, di reazione, di scrittura che è barocca, altisonante, arzigogolata, che accosta dall'elemento misero al sublime, con dei contrasti fortissimi. E quindi è materia talmente vasta che è difficile riuscire a racchiuderla in una definizione piuttosto che in una tipologia. La fiaba è un continuum che vive con la vita delle società e con la loro evoluzione. Dunque, quello che adesso vorrei provare a fare è il passaggio dalla fiaba popolare, che appunto diventa aulica, diventa fiaba scritta, ma ritorna poi come fiaba orale. Questo, per esempio, è successo in Puglia, come è successo nel napoletano, quando dalla corte, e quindi pensiamo ai Borboni, pensiamo alle storie che venivano lette a corte, sono state poi, il popolo se ne è riappropriato, vedete ancora qui un'operazione di tipo politico, se ne è riappropriato ma per farne cosa? Per creare satira, per beffeggiare i regnanti, per in qualche maniera dare valore e quindi una sorta di riscatto dei ceti bassi. E una rivalsa nei confronti di quello che era il potere costituito, in questo caso la corte stessa. Andando ancora avanti, perché la fiaba moderna? Ecco, Italo accennava ad alcuni parametri che sono, per esempio, il ribaltamento dei canoni classici. Perché questo? E qui c'è da dire, no? Lo stesso Rodari, Rodari è figlio del 68, Rodari è figlio della rivoluzione del 68, quindi il ribellarsi, il voler in qualche maniera andare per strada, scioperare, mostrare i cartelli, quante filastrocche di Rodari ci parlano di proteste, no? Vedono bambini che stanno lì a protestare. E quindi la fiaba moderna che fa? In qualche maniera relativizza la verità, la morale, la verità assoluta, ecco, della fiaba classica, ribalta il modello educativo, cambia la prospettiva. In questo cambio di prospettiva c'è tutto il postmodernismo, che in qualche maniera ci dice che non esiste un'unica verità, ma che dobbiamo spostarci se vogliamo avere un'idea delle possibili verità, ci dobbiamo così, dobbiamo spostarci come punti di vista e andare a trovare la verità sfaccettata. Non avremo mai un'unica verità, ma tante sfaccettature. Non esiste più la morale. La morale viene, se c'è
è in sordina, è appena accennata, non viene più, non è immaginabile una fiaba che ci lasci una morale canonica ben strutturata, ben descritta, perché non è più accettata. Come anche l'uso, ecco, del registro ironico, umoristico, anche questo è un modo per, in qualche maniera, diciamo, è la fiaba della crisi, quella del Novecento, no? La fiaba moderna. Dico questo perché secondo me invece bisognerebbe tornare alla fiaba tradizionale. Ho fatto, ecco, un percorso velocissimo, cercando di dare delle coordinate, perché credo che invece oggi, in questa società, sicuramente è una società di transizione, ma è una società dell'emergenza, dicevo, si ha bisogno, i bambini hanno bisogno di riferimenti precisi e quindi della fiaba tradizionale, della fiaba popolare, della fiaba classica. Credo però che bisogna, come dire, innanzitutto considerare che fiabe classiche, le fiabe tradizionali hanno avuto diversi approcci di scrittura. E parlo, mi riferisco in questo caso non al colui che ha raccolto la fiaba, al coglitore che l'ha scritta, ma a chi poi l'ha modificata. Delle fiabe esistono adattamenti, riscritture, riduzioni, e queste operazioni spesso fanno male alla fiaba stessa. Se noi consideriamo che c'è stato, immaginiamoci i Grimm nell'Ottocento, i grandi, cioè dobbiamo così immaginare quello che hanno fatto i domologi, no? Quindi dai due fratelli Grimm, ma così ai russi, prima parlavamo dei russi, nel momento in cui c'è il coglitore ha fatto un'esperienza che nessun altro potrà fare, e cioè quella del dal vivo. È colui il quale ha ascoltato il contadino raccontare, ha ascoltato magari nel dialetto locale, e poi l'ha trascritta. Questo è un passaggio molto forte, che si deve recuperare, e si può recuperare solo attraverso la fiaba integrale. Però c'è il problema che diceva, che sollevava prima la professoressa Maddalena Caccavale Mensa, e cioè il truculento, la presenza del truculento. E anche qui, come porsi, ecco, di fronte a questo problema? Allora, innanzitutto, io credo che bisognerebbe, cioè che la ricerca fiabistica dovrebbe muoversi nel senso di andare innanzitutto a individuare, ma individuare in modo scientifico, con grande precisione, le fiabe adatte alle varie fasce di età. Esistono anche fiabe per adulti, ed è bella la fiaba per adulti anche. Però appunto le fiabe sono, come dicevamo prima, sono dei minerali stratificati, ognuno ha la propria storia. Quindi dobbiamo individuare le fiabe adatte, per esempio, alla fascia di età della scuola dell'infanzia, in versione integrale. Quelle per il primo biennio della scuola primaria e così via. Anche in un numero ristretto, però è importante che i bambini facciano esperienza diretta della fiaba integrale e non degli adattamenti, perché gli adattamenti, le riscritture, le riduzioni sono frutto di manipolazioni a volte anche asservite per esempio al potere. E quindi pensiamo a tutto quello che ha fatto il fascismo e come ha strumentalizzato la fiaba per portarla verso determinati modelli valoriali. È solo un esempio, ce ne sarebbero tantissimi altri. E quindi cercare di avvicinare il bambino alla fiaba integrale, nella sua versione integrale. Questo è la mia idea. Non perché la fiabistica moderna
non sia capace, ma perché appunto è frutto, la fiabistica moderna è frutto di questa società attuale, che è una società della crisi. Io penso che bisognerebbe invece dare al bambino delle sicurezze, e la fiaba tradizionale dà sicurezze. È qualche cosa che io, nelle mie esperienze che faccio in classe, posso dire questo, che il bambino è apertissimo, e lo diceva anche prima la professoressa, cioè è pronto ad accogliere anche l'elemento che fa paura. L'importante è guidarlo, non lasciarlo solo, come quando Rodari dice: non lasciate i bambini, non è la TV la cattiva maestra, ma sono i genitori nei momenti in cui lasciano il bambino solo davanti alla TV. Quindi di tutto si può, le difficoltà si superano, ma nel momento in cui si cammina insieme, quindi l'adulto col bambino. Io avrei finito il mio intervento. Grazie, grazie Maria Pia di questo intervento così approfondito su queste tematiche anche così scottanti. E adesso, per concludere, il professor Cosimo Rodia, che è scrittore e grande esperto di fiabe, in particolare quelle riguardanti la tradizione popolare orale della Puglia, che è la sua terra, e che nella sua relazione L'evoluzione della fiaba ci confermerà quanto sia efficace la fiaba sia per avviare alla lettura i bambini, sia per dar loro una prima idea del mondo con le sue bellezze e le sue contraddizioni. Prego Cosimo, a te la parola. Devi aprire il microfono. Adesso ci siamo? Oh, benissimo, allora intanto voglio ringraziare tutti i presenti, tutti gli amici cari, ho apprezzato i loro interventi, ma anche illustramente questa associazione formidabile con questo festival, che sarebbe stato molto bello in presenza, ecco, in presenza e semmai con la possibilità anche di interagire con il pubblico. E parlare per ultimo mi dà il privilegio di aver avuto una serie di sollecitazioni, ma io vado dalla Caccavale, la fiaba si rifà, dunque aver richiamato Zipes, per esempio, che a me è molto caro, e vi spiegherò anche le ragioni successivamente. Il rapporto che esiste tra fiaba e mito, che diceva Maria Pia, sul rapporto che c'è tra la fiaba e le varie culture, anche questa è un'altra storia affascinante che è stata, devo dire, anche studiata. Io personalmente me ne sono occupato quando ho fatto L'evoluzione delle meravigliose, che è un libro monografico proprio sulla fiaba con la Liguori. Ma naturalmente mi sono scontrato con i giganti, Cambi in particolare, se vogliamo, con il quale ho confutato alcune sue posizioni e ne ho aggiunte anche delle altre. Beh, io seguirò alcune direttrici, mi manterrò nel tempo che mi è stato concesso, perché alle 16:55 dobbiamo chiudere, quindi io cercherò di mantenermi nel tempo prestabilito. Forte anche di queste sollecitazioni, mi atterrò almeno ad alcune direttrici, tre almeno. La prima, quella che è stata l'evoluzione, ma mi riferisco proprio al passaggio che faceva Maria Pia, la Torre, circa il rapporto che può esistere tra mito e fiaba, mito e leggenda e fiaba, e qui ci sono degli studi importanti che sono stati fatti anche dagli antropologi, che rilevano che allorquando questa narrazione, e qui concordo anche con Italo Spada, quando sottolineava che noi siamo fatti in quanto narrazione, lo diceva Brunner,
Noi siamo in quanto narrazione, allora immaginiamo i graffiti dell'uomo preistorico, dell'uomo sapiens all'interno delle caverne. Era una necessità di rappresentazione, una necessità di narrazione. Allora, certamente ha ragione Maria Pia La Torre quando diceva che la narrazione si perde nella notte dei tempi. E sì, ma quando c'è stato questo momento di discontinuità, alcuni studiosi importanti rilevano che quando hanno perso la sacralità. Allora, perdendo la sacralità è rimasta la narrazione. E questa narrazione è stata una narrazione che ha agganciato tutto il bagaglio esperienziale. Allora, queste erano trasmissioni, giusto per centrare quella che è la caratteristica, quello che è, diciamo, anche il contenuto del mio saggio. Sono bagagli esperienziali attraverso i quali, in una società naturalmente senza istruzione, e in una società in cui la trasmissione del sapere avveniva oralmente, era necessario dare delle coordinate precise. E queste coordinate precise non potevano che avvenire oralmente, attraverso quindi il passaggio e quindi lo strumento che loro avevano, se non quello della voce. E in questa maniera, guardate, è chiaro che la fiaba diventava racconto, il racconto diventava il sistema attraverso il quale trasmettere i valori e possiamo dire anche i codici, cioè i vizi e le virtù, come bisognava comportarsi, qual era il comportamento giusto, qual era quello invece da condannare. Allora, sono rappresentati appunto esempi di vita. Perdendo allora la dimensione della sacralità, dunque, e quindi io in un certo senso mi aggancio a quello che si diceva prima, allora la fiaba è diventata apparentemente popolare, ma per dire popolare, per dire invece la vita di ogni giorno. E poi c'è un'altra questione che si diceva prima, ma perché la fiaba si è agganciata a tante tradizioni. La fiaba pugliese, per esempio, è qui Bronzini, che è uno studioso di tradizioni popolari, esattamente come lo è stato Pitreo Cocchiara in Sicilia, per esempio, Italo. E guarda caso, tutti gli studiosi della fiabistica popolare non hanno niente a che fare con la letteratura per l'infanzia. Ed è quello che sto per dirvi, quindi, che la fiaba non è nata per i ragazzi ed è giusto il passaggio che è stato fatto prima di me. Cioè, la fiaba non è, quantunque Basile avesse scritto che era il conto degli conti per il trattenimento dei piccerilli, in realtà non era per i ragazzi. Così come il richiamo anche per loro era certamente un momento di intrattenimento della corte di Luigi XIV. Quindi non è un'operazione per ragazzi. E non è un'operazione per ragazzi, ancor più l'operazione fatta dai Grimm allora quando sono andati a ricercare le 201 fiabe. Perché loro sono dei demologi, diceva Maria Pia. Loro erano coloro i quali avrebbero dovuto sostanziare, avrebbero dovuto mettere le radici in questa nazione che ancora si doveva sviluppare, che è la Germania. Ecco la ragione allora di andare a ricercare le loro radici identitarie. E qui allora ritorna ancora prepotentemente che la fiaba è qualcosa per adulti. E allora a questo punto, che cosa dire? Dire che quando è stato possibile qui la seconda direttrice, quando è stato possibile piegare la fiaba alle esigenze educative del bambino. E quando è stato inventato il sentimento del fanciullo, quando si è capito che esiste il fanciullo, cioè quando si è capito che nella fase di crescita esiste il fanciullo che ha delle sue peculiarità. E questo qualcuno potrà dire che potrebbe essere un'ovvietà, non lo è? Perché ci stanno gli studi formidabili degli studiosi della mentalità, in particolare Philippe Ariès, padre e figlio, in un libro
che a mio parere rappresenta un piccolo vangelo per capire quella che è stata l'evoluzione proprio della mentalità e quindi del ruolo che poteva giocare il bambino all'interno della società e della famiglia. Arié sottolinea che prima del Cinquecento il bambino non esiste. Era il piccolo adulto e dall'iconografia classica si vedeva infatti che è rappresentato con i vestiti da adulto. Poi diventa intorno al Cinquecento il putto da vezzeggiare e quando si inizia a scoprire invece che il bambino è colui il quale ha delle peculiarità e per cui ha delle esigenze per cui l'adulto si deve attrezzare per poterlo far crescere adeguatamente, e intorno al XVII secolo. E allora qui c'è il grande merito anche da parte dei gesuiti, per esempio, di aver scoperto, diciamo, sia la scuola, sia le discipline, sia le classi omogenee, perché inizialmente non erano classi omogenee. Allora, se tutto questo è vero, allora si capisce la ragione per cui solamente dopo che si individua, si sente forte il bisogno di comprendere che il fanciullo ha una sua tipologia e che bisogna accompagnarlo nella sua crescita, allora là può nascere la letteratura per l'infanzia. E si capisce anche che la fiaba probabilmente può assumere e assolvere a questa funzione, cioè la funzione di essere uno strumento educativo formidabile, proprio per quella caratteristica che si diceva prima e che chi mi ha preceduto ha sottolineato, il fatto che la fiaba è una narrazione assorbente, quindi che si plasma secondo i bisogni e le necessità educative. E allora se questo è vero, lo dice proprio Bettelheim, che in un certo senso è quello che dà la risposta a quelle domande che sono state poste prima, a proposito della paura, e i fratelli Grimm, quel truco... Scusatemi, io sono costretto a interrompervi, perché abbiamo, è vero, iniziato in ritardo, però vi abbiamo, come dire, abbiamo allungato anche i tempi in maniera notevole. Va io bene. Tra meno di 30 secondi devo avviare necessariamente un'altra call. Va bene. Mi piace moltissimo, ma sono costretto a interrompervi. Va bene, grazie, non c'è problema. Ho fatto parlare prima Maria Pia proprio per questa ragione. Grazie. È stato un cavaliere, Cosimo. Io ringrazio tutti incondizionatamente, ringrazio illustremente Rosanna, Vincenzo per le loro disponibilità e speriamo di rivederci presto. Grazie a te, Maria. Grazie, è un piacere. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao.